Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con Iaco Rollo. Ragazzi, siamo sui Mineplex a fare build battle perché iPixel mi aveva un po' annoiato. Quindi siamo qui e boh, speriamo che ci vada bene. Soprattutto speriamo di costruire tipo le big cose a modo. Ok ragazzi, eccoci nella prima partita, nella prima mid battle. E bisogna fare un coniglio. Ma io volevo fare una pianta d'olivo. Allora, io me l'avete anche fatto notare voi ragazzi nell'ultimo video. Più o meno mi ero non salvato perché voi, ragazzi, la battuta. Erano usciti, no Jacopo, l'ultimo video erano usciti delle cose inanimate. E mi hanno detto bravo Metano, visto che se ti impegni riesci a fare qualcosa. E questo è un coniglio ragazzi, un coniglio, c'è poco da fare. Allora, io però c'ho un'ideina carina, ma non so se riuscirò a farla. Perché secondo me è quella che potrebbe farmi vincere. Ma è difficile, è difficile. Man, dimmi. Io credo in te. Credi davvero in me? Cioè sei serio? No, non è vero, è una frase fatta, scusa. Ah, una di quelle che dici ma non pensi sul serio, via. Sì, sì. Io credo in me stesso invece. Sì, ma non mi ricordo come sono fatti i conigli. Ma ben, porca troia. Ma no, perché sono così strani. Sono con le gambe. E dai, cavolo. Non sono strutture, vero? Ok, no, ho già sbagliato tutto. Ok, lo devo fare più centrale, assolutamente. Ben, sai cosa devi fare? Visto che l'altra volta il coniglio con i risvoltini. La mia è ieri vi... Ma basta con questo. Allora, visto che ieri hai vinto il mio minigioco, quello nuovo, dove devi copiare le cose, guardati su internet un coniglio fatto su Minecraft e vinci. No, allora, io penso di potercela fare comunque, ok? Perché, non... Boh. Questo è sembra delle gambe di un coniglio, non dovrebbe essere troppo difficile, capisci? Cioè, non eccessivamente, ecco, è quello che voglio dire. Ma con un coniglio sto facendo un totoro. Io non so definire totoro. Cosa sto facendo. Sai cos'è un totoro? Assolutamente no, mai sentito prima. Perfetto. Ok, allora, questo potrebbe vagamente somigliare a un coniglio. Vagamente, però, non proprio, ma... diciamo che col tocco di classe che farò finale, che non so se qualcuno, in base ai oggetti con nell'inventario, l'aveva già capito, ci sta, secondo me, ci sta. Quindi, li faccio... Quanti li fai stavolta? No, allora lo faccio pompato intanto, perché le braccia... Ma non sono braccia, sono zampe! Le braccia sono grosse. Quindi è un coniglio pompatissimo, perché va in palestra. Quindi siccome li facciamo anche... Tipici conigli da palestra, insomma. Sì, porca sì. Puttana, man. La voglio ogni tanto di darti fuoco. Oh, come ti permetti, Come ti permetti? Man, quando dici le minchiate, io ti darei fuoco ogni giorno, cioè. Ma sei pazzo? No, sono soltanto amareggiato. Perché non hai la minima idea di quello che sto facendo. Oddio, non ho la minima idea pure io di quello che sto facendo, però... Vabbè, si parte bene, vi ho capito. Io sto perdendo un po' ad ascoltarti. Ma infatti, allora, tu non hai ancora capito. Il mio trucco, ma lo sai qual è veramente? Non è quello di vincere, è quello di distrarti. Perché se ti distraggo, ho vinto. Ho vinto, Iaco. Sto perdendo veramente troppo tempo, testo di cozzo. Sto dicendo a me questa volta, Ascolto. Sì, sembrerebbe somigliare a ciò che volevo fare all'incirca. Quindi ci sta, ci sta. Poi faccio così. No, vabbè, ci sta tutto. Ci sta tutto qua. Iaco, ho vinto. No, non ho vinto. Cioè, potrei, forse. No, vabbè, è carino quello che ho fatto, è carino. L'idea secondo me ci sta tutta. Gli manca la testa e ho un minuto per farla. Non voglio deludervi, iscritti. Cercherò di fare una testa. Per voi. Cercherò di fare una testa che somigli veramente a quella di un coniglio. Olle. Dai. Vabbè, oddio. Oddio, Iaco, oddio. Bah, più o meno la testa di un coniglio penso sia fatta così. Non ne sono totalmente sicuro. Ma l'ultima volta che ho visto la testa di un coniglio a pranzo era così. Olle. Quindi rimettiamo gli occhi, assolutamente.
Vabbè, è carino, è carino. È carino, non si può negare. E gli ho fatto le zampine del Toriori. Aspetta. Dai. Un minimo di pucciosità, perché si sa che la pucciosità fa vincere. Ok, ok, ok. Ho fatto un topo. No, ho fatto un topo. Gli occhi sono strani, no, non sembra mio. Oh, madonna. Oddio. Col naso rosso così, però me lo stai dicendo. Con quale naso me lo stai dicendo proprio? Cos'è? Boh, io lo voto me, perché un coniglio non li sembra più di tanto, però... Boh. Tu spero non sia tuo. Ah, ok. Me lo descrivi un pochettino il tuo, giusto così per avere un'anteprima. Sembra un topo. Si sta chiamando una carota. No, è una carota simile del gioco di ieri. Che strano, eh. Che strano. Non è assolutamente mio. Ah, il tuo? È mio, sì. No, per questo ho fatto la carota come ieri, perché era fatta così. Era bellina, però. È morto e sta piangendo. No, questo è brutto. Spero non sia la tua questa pixel art, ma... No, man. Le orecchie sono le grosse quanto le zampe. Cioè, sono le zampe e le orecchie sono uguali. Soltanto... Io ho fatto un topo, cazzo. Questo? No, man. Questo non è... Ragazzi, ma cos'è? È tutto storto e sembra... Ma gli manca un pezzo di orecchio. E poi perché così accucciato a terra? Cos'è, svenuto? Ma dai, ma questi sono conigli per loro. Però gli occhi rossi effettivamente ce l'avevano. Coniglio che fuma. Questo è bellino, ma non è un coniglio, ha gli occhi storti e per fuma. Quale cavolo di motivo sta fumando una sigaretta? Un sigaro, Perché? Oh, meno male l'hanno fatto esplodere. Io non l'ho votato nemmeno nel peggiore dei modi, però se lo meritava in effetti. What? Peppina per il culo. Non me lo carica questo. Sono conigli. Ah, ok. Oddio, che schifo. Me l'ha caricato ora, che roba orribile è. Questo è proprio da trolli. Ma in 5 minuti sul serio hai fatto questo? Cioè, cos'è? In 5 minuti? Ci avevo messo pure il cartello. Avrei scritto scusa, mi vergogno. Questo qui è tipo le grandi opere in Italia che non vengono, mai. Allora, no, senti, questo qui ci ha pensato all'ultimo come fa. Allora, vabbè. Il mio ha le gambe tipo stortissime, ma questo qui proprio non ci ha nemmeno provato, manca poco. Esplode. Ciao. Bene, bene così, bene. It's ok. No, non hai fatto male, va bene. È brutto, ma ok. Le zampe dietro l'ha fatte come devono essere veramente quelle di un coniglio. La carota davanti è... si vede che è una carota. Porri, continua a dire scusa. È quello di prima che si scusa, questo qua. Questo è mio. Davvero? Vediamo. Sì, è un topo. Ma guarda, io ti do ok, però secondo me forse se l'avessi fatto un pochettino meglio sarebbe stato anche un good. Perché alla fine non è malaccio, però tipo è veramente un topo questo qua. Però è carino. È carino. Grazie. Vediamo il prossimo cosa... Ah, hai vinto? No! No! E io quarto. E io quarto. Vabbè. Secondo me sono le zampe che mi hanno fatto perdere, perché l'ho fatto veramente in stile alien. Però ci stavano. No, il topo... Il topo... Nicchio ha vinto. Il topo Nicchio, bellissimo. Ok, eccoci nella seconda partita. Stavolta esce un alien. Vabbè. Alieno. E più o meno ciò che ho fatto prima. Devo dire che questo probabilmente mi esce anche bene. Ti dirò. Quindi. Allora. Però mi serve una cosa tattica. Ok, ok, ok. C'ho l'idea. Potrei fare tipo un suolo, appunto, non copiarmi ovviamente te, non terrestre. Quindi un suolo. Un suolo, Iaco? Alieno. Ma vaffanculo. Vabbè, bene, allora, prendiamo dell'Enstone. Ma io non ti parlo più. Ho deciso che è un suono alieno. Ignorerò per tutto il resto della partita io. Perché i livelli di degrado non bastano mai. Vabbè, allora faccio un pochettino di smerdocchio qui. A caso. Che okay, io sto facendo il suolo per ora, il suolo marziano, perché no, è lunare in verità questo suono qui. Ma stai parlando con me? Sì. Ah, ok. Un suolo lunare. Ritorno a ignorarti. Allora, ok, più o meno così l'ho fatto bene. Un alieno. Di che materiale potrebbe essere fatto un alieno? Ovviamente il casco alieno è viola. Quindi classicissimo alieno, man. Scusa, ragazzi. Ma hai mai visto un alieno che non sia viola? Tutti gli altri alieni del mondo. Ma perché tu non guardi i film? I grigi, scusa, i grigi cosa sono? Grigi. I grigi. Ma i grigi non sono simpatici, ok?
Sono quelli più kawaii. Kawaii. Perché, man. Allora, Black, ok, ho preso più o meno tutto ciò che mi serviva. E cominciamo a fare un alieno, che questo qui dovrebbe riuscirmi in teoria molto bene. Allora, lo faccio con le stesse zampe di quello di prima, perché tanto mi erano riuscite abbastanza bene, se ho fatto caso. Faccio un alieno kawaii. E fai puccioso, che mangia una persona, però è troppo puccioso. Oddio, man, l'idea che mi hai dato. Allora, potrei intanto farlo così. Ok, vai. Poi una volta che l'ho fatto così, ritorna su, ovviamente. In stile di... perché una S. Poi... Ma cos'è? Anche questo lo faccio tipo strapalestrato. Perché il corpo qua è piccino e poi ridiventa grosso. Perché si è fatto i pettorali. E tutta palestra questa aliena. Cosa. Sì, sì, la palestra aliena, guarda che è la migliore. Ok. Minchia, oh, ma uno così cazzo, se vedo un alieno così me lo sposo io, altro che. Non è che scappo. Minchia, un fustaccione, altro che. E poi li si fa tipo le zampettine che vanno in avanti. Perché il coniglio di prima aveva le braccia, l'alieno ha le zampe, ovviamente. Ma è ovviamente anche giusto così. Olle. E poi li si mette la testolina tattica. Ok, la classica testa d'alieno li faccio. Sì, sì, ci sta, ci sta. Che poi la testa tipo simile a quella del demone che avevo fatto in passato. Ma tutto sommato è anche giusto così. Olle. Anche le antenne, perché un alieno senza antenne non è un alieno. E facciamo, allora, quanto... Ok, ok, c'ho tempo. Allora, potrei fare così, tipo... Vediamo, un, due, tre, no... Uno in avanti, poi così. Praticamente, io lo sto facendo che veramente mangia una persona. Capito? Però non so cosa. Non so cosa uscirà di questa roba qui che sto facendo. Però vabbè. Allora, vediamo. Un minuto. Non so se mi basta. Potrei fare tipo così. Poi tipo qua, che tipo tutto staccato. Che sanguina. Perché l'ha ucciso. E c'ha la bocca tutta sporca di sangue. Così. Un vero alieno. Vero alieno, è proprio di quelli potenti. Sì. Guarda, perfetto. Sembra proprio come se lo stia mangiando. Olle. Ok, questo è il tocco di classe mio, ovviamente. Ok, perfetto. Allora, a me c'è un alieno che sta mangiando una persona. E ti dirò, sembra veramente un alieno. Perché non c'è altra definizione per questa cosa che ho creato. Non, allora, puoi dire che è una persona, non puoi dire alien, nulla. Ho fatto una... Ma è il mio. È il mio brand, buttalo bene. Sto sottomizzando. No! Ma come? Perché è esploso? Perché è esploso il mio? Guarda cosa ha fatto questo qui. Ma sei sicuro? Ma era bellissimo. Mi ci era impegnato tanto per farlo. Sicuro al 100%. No, dai, ma era bello. No, man. Non meritavo. Questo cos'è? Un alieno, la questo merda. Qui? Ha fatto una navicella spaziale tutto fatta schifosa. E no. Con... boh, i pigmen dentro. Zombie pigmen. Perché? Non sono... Sì, ok, sono zombie pigmen. E il mio invece era carino. Sembrava un alieno. Bello. Vabbè. Questo sì, ci sta. Fruttiamolo, ok. Cioè, carino, ha fatto la navicella. Anzi, no, quasi quasi anche good. Perché ha fatto veramente un buon lavoro. Ma anche il mio... Anche il mio meritava, c'è da dirlo. Cazzo, ma veramente questo qui proprio con l'effetto e tutto. What? Bellissimo. A questo ha fatto Alien veramente? Sì. Però non mi piace come l'ha fatto, cioè è bruttino. Però il mio era meglio. Però questo è bruttino, cioè è proprio un coso... No! Ma veri? Report! L'ha riportato! E beh, oddio. Ma non è bello, però
Si voleva fare tipo quello del film. C'era un film che c'ha un coso simile. Somiglia. Ma nulla di che. Nulla di che. Lezzino, lezzino. Carino anche questo. Beh, allora. L'alieno è carino. Molto carino. La navicella non ci entrerà mai l'alieno dentro. Però comunque carina. Ci sta, ci sta. Good non lo voto, ma ok sì, ok sì. Però anche il mio meritavano. Questo cos'è? Un blob. No, ma è un creeper. No, questo fa cacare. È tipo un mezzo creeper, mezzo alieno. Che spara fuoco. Però è brutto. Molto brutto. Carino. Ti dirò, carino. L'idea di farlo con il coso qua, con le cose di slime, veramente questo un'ottima idea. Di Futurama. Esatto, esatto, è quello, è quello, veramente, ha fatto proprio quello. E l'ha fatto veramente bene, perché sono fatti di gelatina. Questo ha fatto l'alien, e l'ha fatto molto bene, ma c'aveva gli occhi, se non sbaglio. Sì, no, no, era cieco in realtà. Era... Davvero? Sì. Vabbè, guarda, io questo qui lo voto anche good, ti dirò, perché veramente l'ha fatto bene. Ah, GG, Iaco, GG. No, veramente, cioè, ok, non è bellissimo, però è veramente fatto così, quindi ci sta. Ci sta. Spero che piaccia. No, sono arrivato. Vabbè, ha vinto questo, quinto. Se lo meritava, ma secondo me c'era di meglio in giro. Comunque, guarda, io che è esploso. Sono quart'ultimo, quindi non è nemmeno andata tanto male. Oddio, Iaco, thank for play, cioè. Iaco. No, 44 mi fa andare. Ok, sono arrivato. Dove è finito? Dove è finito? No, mi torna indietro, mi torna indietro. Cazzo, lagga! Ma c'è tank for play. È sparito. Quindi ragazzi abbiamo fatto due partite, Iaco se l'è giocata più o meno meglio di noi in tutte e due, ma non è che se l'è giocata, ha avuto semplicemente un punteggio migliore del nostro, perché noi effettivamente ci siamo dimostrati superiori nella nostra arte del costruire. E si è visto tutto nella seconda partita, soprattutto con il nostro Alien, che era nettamente superiore rispetto a quello di Iaco. Ma dove? Infatti uno mi ha scritto amazing. Vabbè, perché da me non ha avuto il tempo di scriverlo, ma avrebbe voluto, dai, diciamocelo. Comunque ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, ovviamente il canale Iaco lo trovate in descrizione, ed è ciao a tutti! Ciao a tutti ragazzi, ciao! Abbraccio crew!